L'errore dagli 11 metri di Frucci condanna il Città di Gallipoli e fa esplodere la festa del Manfredonia. I Sipontini tornano in Serie D 5 anni dopo l'ultima volta e per farlo devono passare dalla girandola di emozione ai calci di rigore, dopo che i 120 minuti si erano chiusi all'insegna dell'equilibrio e dello spettacolo con i gol di Turito e Sansò. 10 tiri dal dischetto prima dell'esplosione definitiva del popolo biancoceleste, rinato calcisticamente sotto la guida del patron di Benedetto e voglioso di regalarsi un'annata da protagonista in quarta serie. Al curlo di Fasano, da calendario, fa gli onori di casa il Manfredonia. De Candia sorprende con l'esclusione iniziale del capocannoniere Giambuzzi in difesa, a discapito del trio D'Aiello, Montrun e Lo Bosco. A destra, nuova chance per Panelli, con Turito sul versante opposto. More e Bevilacqua completano il 3-4-1-2 con Quitadamo a supporto. Nel Città di Gallipoli, mister Alessandro Carrozza presenta il collaudato 3-5-2 con Quarta e Perciò in attacco. Capitan Scialpi a dettare i tempi di gioco, gli esperti Fruce e Benvenga Lander Ningue guidano la difesa. Ottimo feeling con la partita del Manfredonia. Quitadamo avvia l'azione con un bello spunto a sinistra. Mora prova a risolvere la mischia con la rovesciata. Palla alta. Tanta intensità in mezzo al campo. Pressing feroce del Donia e Città di Gallipoli che fatica col palleggio. Al dodicesimo Chiatante sbaglia la rimessa laterale. Quitadamo intercetta e apre per Bevilacqua, ma diagonale out di un soffio. L'esultanza del pubblico sipontino è rinviata al ventitresimo. Benvenga pasticcia da ultimo uomo. Quitadamo si invola e insieme a Bevilacqua confezionano una palla solo da spingere a rete per Turito. 1-0 Manfredonia. La storia della partita sembra pendere a favore dei biancocelesti, ma il Città di Gallipoli, squadra vera, non demorde. Scialpi prepara lo schema da corner, Sansò da lontano mette nel mirino la porta e fa 1-1 al 35esimo. Boato nel settore giallorosso e tutti ad abbracciare Benvenga dopo il precedente errore. Finale di frazione che sorride i salentini, ripresa che si apre nel segno del Manfredonia. D'Aiello in acrobazia provoca una parabola altissima. Passa Seo, attento con i pugni. Carrozza cambia fisionomia al suo attacco. Dentro Oltemarini per Perciò. 3-5-2 mutato, ma caratteristiche completamente diverse. Dall'altro lato De Candia vede meno fluida la manovra dei suoi. 4-3-3 con Quitadamo spostato a sinistra e Mora punta centrale. Arriva in contropiede la grossa occasione per il nuovo vantaggio sipontino. Il solito Quitadamo conduce il contropiede, appoggio per Bevilacqua, sterzata su Fruci, ma il mancino da posizione invitante termina alto. De Candia opera i primi cambi all'80. Fuori Mora, Panelli e Turito, per Lopez, Ascic e Giambuzzi, con quest'ultimo che si sistema nei tre di difesa, con Lo Bosco che si alza sull'out mancino. Ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima frazione, differenza che possono farla gli episodi come al 90esimo. Ningue si addormenta su una palla lanciata dalle retrovie, Lopez l'anticipa e scavalca a Passaseo, ma non Benvenga con Lob. È grossa la chance anche per il Città di Gallipoli allo scoccare del quinto di recupero. Quarta aggancia in aria, ma in girata non concretizza il pallone giusto per la Serie D. 1-1 è sfida che si prolunga ai supplementari. Carrozza lancia Barone e Montagnolo per Caputo e Chiatante. Posta in palio altissima. L'unico sussulto dei primi 15 minuti è questo destro di Giambuzzi abbondantemente alato. Molto più pericoloso l'argentino all'alba del secondo tempo supplementare. Bravo però Passaseo a neutralizzare la punizione dal limite. Stessa situazione dall'altro lato del campo. Scialpi calcia, Chironi si accartoccia con sicurezza. Brividi per il popolo di fede gallipolina a 2 minuti dal traguardo, quando Fruci svirgola la palla vagante, ma Pari che resta immutato. Si va ai calci di rigore, perfetti i primi 7 tentativi, poi Benvenga sbaglia, Lopez fallisce il primo match point Manfredonia prima che l'alto centrale salentino Fruci spedisca alle stelle la palla che di fatti riporta il Manfredonia in Serie D 5 anni dopo l'ultima volta. Comincia la festa, i calciatori De Candia e Di Benedetto raccolgono l'affetto del pubblico e si candidano al ruolo di matricola terribile anche nella massima serie del calcio dilettantistico. Questa può essere ancora d'aggiunta dall'ottimo Città di Gallipoli. Per farlo dovrà necessariamente passare dai play-off nazionali. Al via domenica prossima.